ben ritornati al vostro Joker. Siamo tornati, signori, con un nuovo video di FIFA. E sono qua, ragazzi, pronto per farvi vedere un po' la mia squadra, visto che me l'avete scritto in tanti, comunque anche in live siete molto curiosi. Quindi ho deciso un po' di farvi vedere anche i cambiamenti che ho fatto nella scorsa live, anche grazie a tantissimi dei vostri consigli. E quindi sono pronto un po' per farvi vedere quello che ho fatto, anche diciamo le mie tattiche. Sì, tranquillo Ragnar, non ti preoccupare, non sto a fine adesso, non ho fatto un cazzo, mo devo rompere le balle. Comunque, tornando a noi, mi raccomando ragazzi, vi invito tutti quanti subito a seguirmi in live. Attualmente ho cambiato orario, quindi streamerò live su Twitch dalle 14 alle 18 tutti i giorni. Poi ogni tanto faccio live anche la sera, ma comunque vi tengo aggiornati sul mio profilo Instagram, mi raccomando. In più, signori, voglio annunciarvi che, se tutto va per come deve andare, questa sera a mezzanotte uscirà la mia nuova traccia in compagnia di L, ma una bomba atomica. Quindi mi raccomando, andate a sentire su Spotify. Vi lascio il link anche in descrizione di mio Spotify. Allora, signori, andiamo subitissimo, vi faccio vedere un po'. Questa è la mia squadra attuale con cui io sto giocando anche le mie Weekend League, dove sto avendo anche un po' di difficoltà. Anzi, questa qua, più che altro Weekend League, ancora ci devo giocare, perché ho fatto la qualificazione, ma devo fare la mia prima vuole e ancora devo giocarla, quindi la vedremo insieme in live. Allora, partiamo subito dal portiere. Ovviamente ho messo un Lloris qui come portiere, che mi stavo anche consigliato da parte vostra. Devo cambiare sicuramente Gomez, lo dovrò cambiare, quindi sono un attimino indeciso, perché potrei andare a mettere anche Sergio Ramos, però mi perde comunque Intesa, quindi attualmente non mi conviene. Anche se faccio così, ragazzi, mi vanno a 7, quindi momentaneamente non conviene mettere Ramos e mi tengo un attimo Gomez. Abbiamo qui, grazie al vostro consiglio, Kimpembe, raga, messo qua, pagato all'incirca, non mi ricordo, no, per questo è primo proprietario, però costa qualcosina, neanche eccessivamente, diciamo sui 40.000-50.000 crediti lo prendete. Qui come terzino abbiamo preso Hakimi, ovviamente mi avete consigliato voi questo giocatore live, che è molto molto forte e mi ci sono trovato bene per fare la qualificazione della VL, molto interessante. Continuiamo con Messi, ragazzi, ho acquistato Lionel Messi per quanto riguarda la parte sempre del Paris Saint Germain, quindi ho fatto questa ibrida un po' immischiata. Lui pagato pochissimo, 507.000 crediti. Infatti, ragazzi, il prezzo si è abbassato tantissimo di Messi o di Ronaldo, cose in generale. Mi aspettavo che costasse un pochettino di più, invece è preso per 507.000 crediti. E poi abbiamo Lineker, questo qua trovato con il pacchetto in garantito, che attualmente ho deciso di utilizzarlo al posto di Bruno Fernandes o comunque di Havertz, questi qua. E ho tolto anche Lukaku, ok? Ho tolto anche Lukaku, che comunque abbiamo delle sostituzioni che può sempre servire. Andiamo come CDC, ragazzi, ovviamente come centrocampista. Abbiamo Kanté, anche lui pagato 500.000 crediti, quindi non male, ma ovviamente Kanté, ragazzi, fa il suo, è un ottimo giocatore, assolutamente. Torniamo nella parte del terzino sinistro, ho messo Robertson e poi qualcuno mi sta consigliando anche di cambiarlo, ma vediamo un attimino, perché attualmente mi trovo abbastanza bene con Robertson, quindi non voglio andare a sostituirlo attualmente. Qui come esterno sinistro abbiamo messo Sterling. Anche qua, ragazzi, in tanti mi hai detto di eventualmente sostituirlo, quindi fatemi sapere anche voi qua sotto nei commenti se conviene sostituirlo oppure mi dite, guarda, lascialo o mettici questo e vediamo un attimino se riusciamo a fare un po' qualche modifica in generale. Mentre qua come COC sto utilizzando De Bruyne, che vi dico la sincera verità, non mi fa proprio impazzire tantissimo De Bruyne, non mi sta giocando molto bene. Infatti, se non sbaglio, in 36 partite mi ha fatto un gol. Cioè, in 36 partite mi ha fatto un gol, non sto riuscendo benissimo a farlo giocare, quindi non è che mi piace molto. Ma se avete ovviamente sempre qua qualche consiglio da darmi, fatemi sapere. E poi, ragazzi, abbiamo lui, Cristiano Ronaldo. Anche lui acquistato per 988.000 crediti. Mi ha fatto 38 partite, di cui mi ha fatto 42 gol. Quindi Cristiano Ronaldo, raga, ovviamente non gli posso dire praticamente un cavolo. E questa è la mia squadra ufficiale per il momento. Sto giocando con il 4-5-1, per fare Intesa. Poi in gioco vado a modificare la mia rosa. Vi faccio vedere anche con delle tattiche che abbiamo un po' scelto insieme, quindi le sto provando. Qui, vabbè, nelle sostituzioni abbiamo Lukaku, Navas, Fernandes, Jesus, Cancelo, Ramos, Pepe, poi Martial, Lucas Moura, Rudiger, vabbè, Arsalan, bla. Quindi momentaneamente questo qua è un po' il mio club, che potremmo modificare, non è male, perché è un'ottima squadra. Voglio giusto modificare forse Gomez, quindi vediamo un attimino se mettere Van Dijk
se riesco a prendere, ragazzi, non sarebbe affatto male, eh. Non mi fa schifo. Allora, queste qua, ragazzi, sono le mie tattiche che attualmente vado a utilizzare. Utilizzo un modulo un po' più difensivo, il 4-2-2-2. Ho voluto un po' utilizzare. Dove abbiamo inserito, come sei difesa equilibrato, ho messo un'ampiezza di 40, una profondità di 50, quindi siamo ancora un po' in fase di testing. Mentre per quanto riguarda l'attacco, ho messo costruzione manovra equilibrato e creazione di occasioni, ho messo inserimenti offensivi, perché io cerco di giocare un po' sempre, ho questa forse brutta abitudine che quando vado a giocare devo fare dei passaggi, aspetto troppo o comunque cerco di andare sempre un po' troppo sotto la porta, e quindi vediamo un po' se facendo così riesco a creare qualche occasione un po' interessante. Ho messo l'ampiezza di 55. Giocatori in aria, ho messo 3 stanghette, quindi non voglio che troppi giocatori mi vanno a finire dentro l'aria, se no poi rimango scoperto se c'è un contropiede. Angoli pure ho messo 2 e punizioni pure ho messo 2. Quindi questa qua, ragazzi, sono un po' diciamo un po' tutte quante le cose. Le istruzioni ho messo Cristiano Ronaldo, tutto normale, solamente per quanto riguarda inserimenti offensivi ho messo inserisci delle spalle, e supporto in difesa ho messo rimane avanti, perché tante volte mi tornava troppo indietro anche lui, quindi non mannava. Aspetta, sto a fare un casino. Per quanto riguarda Lineker, stessa cosa, ragazzi, tutto predefinito tranne inserisci delle spalle e rimane in avanti. Per quanto riguarda Sterling, tutto quanto predefinito tranne rientra in difesa, che va a dare un po' di supporto. Mentre Messi, ho messo rimani avanti Messi, perché tanto è inutile che mi rientra in difesa. E ho messo come piazzamento libero, ho messo un po' svaria, giusto un po' per fargli fare qualche altra cosetta in più, perché non lo sto utilizzando moltissimo Messi. Cioè ce l'ho ma non lo uso spesso, quindi voglio utilizzarlo un pochettino di più. Per quanto riguarda De Bruyne e Kanté, stessa cosa, tutto predefinito, e ho messo ripiega tra i difensori. Quindi questi giustamente mi danno fa un po' da scudo, perché sennò rimango scopertissimo. Mentre per quanto riguarda Robertson e Hakimi, ho fatto la stessa cosa, quindi tutto quanto predefinito e inserimenti offensivi, metto resta dietro in attacco, perché sennò tendevano ad andare avanti come se non ci fosse un domani, e dietro c'è stata Minonna a difendere praticamente. E Gomez e Kimpembe. Kimpembe, ragazzi, lo lasciate tutti quanti predefiniti. Eppure, vabbè, Lloris non gli ho fatto nient'altro. Quindi queste qua sono un po' le mie istruzioni e tutto quello che c'è un po' da sapere per quanto riguarda la mia squadra. Allora, raga, io non so, nel senso, devo andarla a provare per quanto riguarda la VL e altre cose. Mi ero qualificato in divisione 3, se non sbaglio, nelle le division. Attualmente sono di nuovo 5, quindi devo ancora andare avanti nella seconda stagione. E devo partecipare al Food Champions, quindi devo giocare le finali del Food Champions, che andrò a provare questa squadra. Quindi, ragazzi, ci vediamo in live, così ce la andiamo a fare insieme queste finali del Champions. Signori, io spero questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se ovviamente avete qualche consiglio da darmi, mi raccomando, per la squadra, fatemi sapere. Niente, ragazzi, vi mando un abbraccione, vi ringrazio tutti quanti veramente di cuore. Fatemi sapere un pochettino anche le vostre squadre, come vi trovate, come stanno andando voi in queste stagioni, e fatemi sapere un attimino se vogliamo modificare qualcosina. Io, ragazzi, vi mando un salutone grandissimo, un abbraccio gigante, vi aspetto alla live su Twitch, mi raccomando. E non scordatevi, questa sera, se tutto va bene, a mezzanotte uscirà la mia nuova traccia, ragazzi, su Spotify. E poi, se tutto va bene, fine mese, così dovrebbe esserci anche il video ufficiale. Al prossimo appuntamento, ciao ragazzuoli!